Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare a tutte le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, oh mio Signore.
Dal breve saggio sulla Divina Volontà, il 16 maggio del 1919, volume 12, Gesù dà a Luisa questo chiarimento. Questi atti nel mio volere, ad onta che corrano a bene di tutti, agiscono a seconda delle disposizioni di ciascuno ed a seconda dell'atteggiamento dell'anima che vive nel mio volere. Sicché un atto in più fatto nel mio volere è un sole di più che splende su tutte le creature. Onde dopo, continuò Luisa, ho cercato di fondermi nel mio Gesù e nel suo volere, moltiplicando i miei pensieri nei suoi, per riparare e sostituire per tutte le intelligenze create, passate, presenti e future. E dicevo di cuore al mio Gesù, quanto vorrei ridarti con la mia mente tutta la gloria, l'onore, la riparazione per tutta l'umana famiglia, anche per le stesse anime perdute che con la loro intelligenza non te lo hanno dato. E lui, come compiacendosi, mi ha baciato in fronte dicendomi: ed io col mio bacio suggello tutti i tuoi pensieri con i miei, affinché sempre trovi in te tutte le menti create e a nome loro riceva continua gloria e riparazione. Nel volere di Gesù, scrive Luisa il 7 aprile del 1919, sempre volume 12, vedevo tutti i suoi pensieri, tutto il bene che ci aveva fatto con la sua intelligenza e come della sua mente ricevevano vita tutte le intelligenze umane. Ma, oh Dio, che abuso ne facevano, quante offese! Ed io dicevo: Gesù, moltiplico i miei pensieri nel tuo volere per dare ad ogni tuo pensiero il bacio di un pensiero divino, un'adorazione, una riconoscenza di te, una riparazione, un amore di pensiero divino, come se un altro Gesù lo facesse. E questo a nome di tutti e per tutti i pensieri umani passati, presenti e futuri, e intendo supplire le stesse intelligenze delle anime perdute. Voglio che la gloria da parte di tutte le creature sia completa e che nessuna manchi all'appello, e ciò che non fanno loro lo faccio io nel tuo volere, per darti gloria divina e completa. Poi Gesù, guardando, mi aspettava, come se volesse una riparazione ai suoi occhi, ed io ho detto: Gesù, mi moltiplico nei tuoi sguardi per quante volte hai guardato la creatura con amore. Mi moltiplico nelle tue lacrime per piangere anch'io per tutte le colpe delle creature. Per poterti dare a nome di tutti sguardi d'amore divino e lacrime divine, per darti gloria e riparazione completa per tutti gli sguardi di tutte le creature. Poi Gesù ha voluto che a tutto, alla bocca, al cuore, ai desideri, seguisse a dare la riparazione, moltiplicando tutto nel suo volere. Poi Gesù ha soggiunto: figlia mia, come tu facevi gli atti nel mio volere, tra il cielo e la terra si formavano tanti soli, altrimenti tanto sarebbe il ribrezzo che mi farebbe la terra che non potrei guardarla. Ma essa poco riceve da questi soli, perché le tenebre sono tante, che mettendosi di fronte a questi soli non ricevono né tutta la luce né il calore. Il 3 settembre del 1919, volume 12, Gesù precisa a Luisa: sappi che il solo fonderti in me tutti i giorni e parecchie volte al giorno serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni, perché solo chi entra in me e prende il principio da me di tutto ciò che fa può equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto. Può equilibrare da parte delle creature la gloria del Padre, perché stando in me un principio eterno, una volontà eterna, potei equilibrare tutto, soddisfazione, riparazione, gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti. Sicché come tu entri in me, vieni a rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della Maestà eterna, sostituendoti a nome di tutta l'umana famiglia, cerca per quanto è da te di ripararmi per tutto. Se sapessi quanto bene ne riceve il mondo, quando un'anima, senza l'ombra dell'interesse personale, ma solo per mio amore, si eleva tra il cielo e la terra ed unita con me, equilibra le riparazioni di tutti. Ecco, vorrei cominciare la meditazione proprio da quest'ultimo punto, che è anche da rileggere in maniera più corretta, con un'intonazione differente,
perché è una esclamazione di gioia da parte di Gesù, no? Se sapessi quanto bene ne riceve il mondo quando un'anima, senza l'ombra dell'interesse personale, ma solo per mio amore, si eleva tra il cielo e la terra ed unita con me equilibra le riparazioni di tutti. Ecco, la meditazione di oggi ci fa comprendere una cosa molto, molto, molto bella. Anzitutto, ed altri accessori. Cioè, la vita nella divina volontà è una reale prosecuzione della vita e della missione che Gesù, nella sua santissima umanità, ha compiuto a beneficio di tutta l'umanità. Vedete come tutti gli scritti di oggi sono concentrati in questa sostituzione vicaria, si chiama tecnicamente così in teologia, che Luisa, come Gesù, con Gesù e in Gesù, continua a fare sulla terra. Vedete, questo è, lo ribadisco perché l'abbiamo già visto nelle meditazioni precedenti, è un altro modo di affrontare i problemi, è un altro, è un modo divino di affrontare Gesù, capite? Perché noi dobbiamo sempre chiederci come Gesù ha affrontato i problemi. Come? Ecco, i problemi che Gesù ha affrontato sono stati questi qui: prendere su di sé ogni forma di male in silenzio, offrendo tutto al Padre, e rifare, d'accordo, il bene non fatto o riparare il bene fatto da tutte le altre creature, facendolo lui per loro. E questo sia che per due motivi: primo, perché la gloria del Padre andava riparata. E bisognava che tutte le creature questa gloria che Dio merita gliela dessero. E lui questo l'ha fatto per tutti. Questa è una cosa oggettiva. D'accordo? Che qualunque sia la reazione delle creature che spiritualmente beneficiano di questa operazione rimane. Capite? Secondo, però, questo arreca anche un beneficio reale a tutte le creature. Cioè gli procura delle grazie, li chiama dei soli, delle possibilità di conversione. Ma si può estendere, come vedete, addirittura anche alle anime dannate, sotto il primo punto di vista. Perché sotto il primo punto di vista, se le anime dannate non potranno assolutamente beneficiare degli effetti salutari di questi atti, tuttavia possono essere riparati gli atti balordi da loro compiuti, quindi gli atti defraudanti la gloria di Dio, quando erano sulla terra, attraverso queste semplicissime operazioni che ha descritto Luisa. La cosa molto importante che Gesù dice è l'importanza del fondersi con lui. Abbiamo visto in qualche meditazione l'atto di diffusione, abbiamo sentito però anche nel canto introduttorio di questa meditazione, Gesù, mi fondo in te, no? Mi fondo in te. Questa fusione, più la moltiplichiamo durante la giornata, meglio è. Perché quando ci fondiamo con Gesù, da lui poi prenderanno principio tutti i nostri atti, nessuno escluso. E quindi questi effetti benefici e salutari continueranno, diciamo così, a salire ininterrotti al cielo e arrecheranno un immenso beneficio a tutta l'umanità. Immenso, più di qualunque altra cosa che noi potremmo fare. Allora, su questo punto noi dobbiamo essere veramente molto 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 attenti, perché nella nostra preghiera queste cose devono entrare quando stiamo davanti al Santissimo Sacramento o anche in qualunque momento della giornata. Noi possiamo e dobbiamo dire: Gesù, io mi fondo in te, d'accordo? Mi fondo in te e attraverso la mia mente fusa con la tua ti ridò l'onore, la gloria, la riparazione per tutta l'umana famiglia e per tutti quanti i pensieri lontani da te o peccaminosi che hanno fatto le generazioni presenti, passate e future. Capito?
attraverso mi fondo in te e attraverso gli sguardi tuoi stupendi e divini, con cui hai guardato tutte quante le creature con amore, perfino i tuoi nemici durante la passione, io mi moltiplico in essi per riparare a tutti quanti gli sguardi impuri che hanno fatto le creature. Prendo le tue lacrime e mi unisco ad esse, mi fondendomi con le tue, per piangere anch'io tutte le colpe delle creature, per poterti dare le lacrime divine, per riparazione e gloria completa, eccetera. No? La stessa cosa vale per la bocca, per il cuore, per i desideri, per le opere, d'accordo? Mi unisco, Signore, e mi fondo con la tua modestia, con la tua verecondia, per esempio con la vergogna che provasti quando fosti spogliato per la flagellazione o per la crocifissione, e fuso con essa ti offro la riparazione perfetta per tutti coloro che, specialmente in questi tempi sciagurati di estate, di grande caldo, non esitano a peccare contro la modestia e la verecondia, d'accordo? Con l'illusione di stare un pochino più freschi, cosa che non è vera. Non esitano ad andare in giro in maniera assolutamente indecente. Chi le ripara? Che cosa si fa dinanzi a tutte queste cose? Capite? Quindi noi abbiamo un potere enorme, cioè è vero che vedendo tante cose, cioè io ne ho anche parlato tante volte in tanti interventi, in tante catechesi, cioè il mondo di oggi è un mondo molto corrotto, d'accordo? È vero. È vero che non sempre dentro la Chiesa, sposa di Cristo, in tutti gli ambienti, si trovano delle risposte adeguate a questo mondo corrotto. E purtroppo, come diceva già Paolo VI, nei lontani anni 70, da qualche parte, in qualche modo, un po' di fumo di Satana c'è entrato anche dalle nostre parti e sta appestando. Molte volte, come sempre lui fa, ci entra sotto pretesto di buone cose, no? Di buone iniziative, di buoni propositi, di buone azioni, eccetera. Quindi non è che questo non sia vero, d'accordo? La vita nella divina volontà, come dicevo già ieri, non è né vita di disinteresse delle cose che accadono, né tantomeno vita d'astruzzi, cioè di chi mette sotto la sabbia e il male non lo vuole vedere, fa finta di non vederlo o preferisce non vederlo. No, no, assolutamente. È semplicemente un modo divino di relazionarsi con queste cose, un modo che è lo stesso di quello che ha fatto Gesù, che non significa escludere, Gesù non ha fatto solo questo, Gesù ha anche fatto i miracoli, Gesù ha anche predicato, Gesù ha anche formato gli apostoli, no? Quindi certamente, no? Ecco, però guardiamo anche la sua predicazione, eccettuati i capitoli delle invettive contro gli scribi e farisei, la sua predicazione era sempre una predicazione propositiva, volta a proporre la bellezza e l'eccellenza del Vangelo, certamente anche a chiamare a conversione, no? E a volte dicendo la verità in maniera molto molto chiara, d'accordo? Pacata, ma chiara, esplicita, mettendo la persona in condizione di, come dire, di dover fare delle scelte, no? E quindi mettendola un pochettino nell'out-out. Va tutto quanto bene. Però ricordiamo sempre che la cosa principale che lui ha fatto è stato questo: una grandissima opera di riparazione del male e di perfetta glorificazione del Padre. E al tempo stesso, sempre con questi atti, di offerte continue date alle anime per la loro conversione. Quindi capite che le intenzioni di Gesù nella sua vita terrena erano solo queste tre: dare al Padre la massima gloria possibile a nome di tutto il genere umano. D'accordo? Perché Dio questa la merita. Si chiama in teologia tecnicamente questa la gloria accidentale. Che significa questo termine? Cioè, Dio ha una gloria intrinseca sua, essenziale, che è sua, punto e basta, che è sua perché è Dio, d'accordo? Nessuno gliela può togliere quella lì, no? E non è soggetta a mutamenti, non è soggetta ad alterazioni, non può essere intaccata minimamente dall'esterno.
D'accordo? Non è che un peccato che faccio io intacca la gloria essenziale, intrinseca della Santissima Trinità, assolutamente. Poi c'è quella però che in teologia si chiama la gloria accidentale di Dio, che non è una qualità intrinseca sua, ma è ciò che le creature intelligenti devono tributargli per tutto quello che da lui hanno ricevuto, cioè tutto. Quindi sia gli angeli che gli uomini devono rendere a Dio la gloria assoluta che gli è dovuta. Cioè, chi mangia e non ringrazia il Signore è un ladro, d'accordo? È un ladro di gloria di Dio, oltre che essere un ladro di cibo, capite? Chi non fa proprie le parole dei prefazi che diciamo durante la Santa Messa è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Cioè, tu che stai ascoltando questa catechesi, tu devi ringraziare il Signore che ti ha dato le orecchie, anzitutto, per ascoltare i suoni, ti ha dato l'intelligenza per capire le parole e ti ha dato anche la grazia che anziché in questo momento stare a impiegare il tempo in cose meno importanti, hai scelto di impiegarlo per l'ascolto di qualche cosa che si spera essere edificante per la tua anima. Queste sono tutte quante grazie di Dio. Di cui a Dio bisogna dirgli grazie, bisogna dirglielo, non è un optional, d'accordo? Non è un. E se non glielo fai, tu defraudi Dio della gloria accidentale, cioè Dio è privato, per lui questa non è una privazione chiaramente perché, ripeto, accidentale, ma è privato della gloria che le creature gli devono dare. E chi gliela ridà? Uno per tutti. Gesù l'ha fatto per tutti, chi vive in Gesù nella divina volontà continua a fare questa operazione soprannaturale e divina sulla terra per tutti. E lo deve sentire come una cosa importante, capite? Perché questa, è evidente che questa operazione, questa attività sgorga dall'amore. Cioè se Dio non lo ami, non te ne importa niente che le creature non gli danno la gloria che gli è dovuta, ma se tu sei innamorato di Dio, di un amore ardentissimo, è certo che ti dispiace vedere che le persone peccano, no? Ma non vai a reagire in questo modo con lo zelo disordinato o con azioni strampalate, reagisci in questo modo dando a Dio quello che quella povera creatura che magari hai visto con gli occhi gli ha negato. Glielo dai tu, lo puoi fare. Ecco, al tempo stesso la riparazione dei peccati, perché non esiste, cioè, noi dobbiamo sempre, questo l'ho detto in tante catechesi, no? Il peccato è fondamentalmente un'immagine metaforica ma verissima, è una produzione di male, d'accordo? Cioè dobbiamo immaginare che con il minimo peccato che noi commettiamo, se è anche un peccato nascosto di pensiero, produce un virus, d'accordo? Produce un qualche cosa di tra l'altro contagioso che fa male a chi lo ha fatto, offende Dio e fa male a tutto il genere umano, lo danneggia. Leggiamo la Reconciliatio et Penitentiae di San Giovanni Paolo II, quando parlava della dimensione sociale del peccato, cioè che c'è un peccato di pensiero commesso nel segreto del tuo cuore, danneggia tutta la Chiesa e tutta l'umanità. Allora, c'è qualcuno, avete visto, quando uno fa un danno, quel danno deve essere tolto, deve essere distrutto, d'accordo? E questo è il fondamento della riparazione, cioè ci deve essere qualcuno che fa il contrario di quello che è stato fatto per annullare, per annichilire. È come se il virus ti do il vaccino, d'accordo? O la medicina che ne ferma l'effetto devastante. Questa è la riparazione. Se nessuno ripara è un disastro perché l'umanità va a rotoli, capite? A rotoli. Cioè ci sarebbe un tale dilagare di male che non resisteremmo neanche 30 secondi sul pianeta Terra. E se l'umanità sta ancora in piedi, ricordiamo che ci sono persone che riparano, in primis e più di tutte le anime vittime. Altrimenti la Terra non esisterebbe più. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa. E poi l'altra cosa, e qui vediamo e concludiamo anche però un piccolo particolare, la salvezza delle anime. Cioè, questi atti, dice Gesù, producono oggettivamente dei piccoli soli. Un atto in più fatto nel mio volere è un sole di più che splende sulle creature. Quindi è questo e
Gli atti nel mio volere, fatti nel mio volere, formano tra cielo e terra tanti soli, altrimenti sarebbe tanto il ribrezzo che mi farebbe la terra che non potrei guardarla. Attenzione però, aggiunge Gesù, essa poco riceve da questi soli, perché le tenebre sono tanti che mettendosi di fronte a questi soli non ricevono né tutta la luce né il calore. Allora, in relazione, allora, gli atti fatti nella divina volontà, se sono buoni l'atteggiamento dell'anima che vive nel mio volere, perché anche di questo parla Gesù, cioè gli effetti che producono questi atti concorrono comunque al bene di tutti, ma la loro efficacia dipende da due fattori. Uno, le disposizioni di ciascuno, cioè dei destinatari, cioè di tutto quanto il genere umano che beneficia di questi atti, e secondo l'atteggiamento dell'anima che vive nel mio volere. Ora abbiamo visto che questi atti ci uniscono all'intenzione di Gesù, che sono tre: la massima gloria di Dio, la riparazione dei peccati e la salvezza delle anime, i soli che vengono prodotti e che producono grazie che dovrebbero indurre e portare le persone alla conversione o alla maggiore santificazione. Ora, i primi due effetti si producono sempre, cioè ogni atto compiuto nella divina volontà dà a Dio gloria infinita e ripara i peccati. In che misura, anche qui? In misura proporzionata a quanto l'anima che vive nella divina volontà ci crede, d'accordo? E fa queste cose con fervore, con amore, con impegno, d'accordo? In ogni caso, però, fare un atto nel divino volere ha comunque una portata benefica oggettiva relativamente a queste prime due intenzioni: la massima gloria di Dio e la riparazione dei peccati. In relazione però alla salvezza delle anime, ecco che qui dice: come mai con tutti quanti questi atti peccatori non si convertono? Ecco qui, a seconda delle disposizioni di ciascuno, e dice Gesù, la terra poco riceve da questi soli, perché le tenebre sono tante, che mettendosi di fronte a questi soli non ricevono né tutta la luce né il calore. Allora, un po' di bene questi atti li fanno, noi non possiamo vederle queste cose, no? Magari impediscono che siano commessi dei peccati troppo grossi, o fanno desistere dal proposito di farli, non li sappiamo, non possiamo conoscere gli effetti che questi nostri atti producono. Ecco, però, dal momento che hanno la virtù intrinseca di essere delle bombe atomiche celesti, d'accordo? Per cui portare in giro a tutte le anime un solo atto compiuto nel divino volere, di per sé stesso dovrebbero, questo potrebbe fare diventare tutte quante sante, d'accordo? E perché sante non ci diventano? Non perché l'atto non abbia questa efficacia, questa possibilità e questa portata, ma perché loro non sono ben disposte a riceverlo. In ogni caso gli altri rimangono, d'accordo? I peccati comunque vengono riparati. E riparare i peccati vuol dire anche allontanare i flagelli della divina giustizia, d'accordo? Perché poi a un certo punto, quando il male diventa, come dire, una marea montante che non si controlla più, per toglierlo c'è bisogno, ecco, di qualche purificazione forte, capite, da parte del cielo, che non è un castigo o una punizione, ma è un atto d'amore. Capito? Per liberare un pochino l'aria da questo appestamento nauseabondo che è il dilagare del male. Ma se lo fermiamo noi, questo dilagare con i nostri atti, è evidente che il beneficio che porterà a tutta l'umanità è quella di tempi di clemenza e di bontà da parte del Signore, che conceda nella sua misericordia, la possibilità a tutti di potersi riconciliare con Lui e riaccogliere il suo amore in maniera pacifica, ecco, indolore, non cruenta, non drammatica. Ecco, io spero che ci crediamo in queste cose e che credendoci, evidentemente, la nostra preghiera vada verso queste direzioni. Anche quando finiamo di mangiare, no? C'è una formuletta di ringraziamento che dice: ti ringraziamo, oh Signore, per noi e per tutti, per questo cibo che abbiamo assunto nel divin volere, no? Per la tua gloria in Cristo nostro Signore. Quindi ti ringraziamo per noi e per tutti. Ci deve essere sempre questa coscienza, ecco, la vita nella divina volontà, lo ripeto, come già detto anche ieri, produce la massima santificazione per la persona che la vive. Il massimo, un grandissimo godimento in Dio che vede riprodursi Gesù in un'anima.
e quindi non può non amarla alla follia, diciamo così, ma produce dei benefici oggettivi e immensi per tutto il genere umano, i più grandi, ripeto, che possano essere concepibili e fattibili, i più grandi, i meno controindicati e i meno antipatici e i meno appariscenti e dolorosi. O Divina Maria, nella Divina Volontà come te possiamo e dobbiamo equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto. Possiamo e dobbiamo rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della Maestà Eterna. Possiamo e dobbiamo sostituirci a nome di tutta la Romana Famiglia per riparare il Signore di tutto. Questa fu la tua vita sulla terra, non meno che quella di Gesù. In questo eravate assolutamente all'unisono. Infiamma il nostro cuore di amore ardentissimo verso Dio e verso di te, e di fede profonda, forte, formata, ardente e coraggiosa, perché possiamo deciderci a spendere la nostra vita nella Divina Volontà, uniti alle intenzioni di Gesù che sono le tue, la massima gloria di Dio, la salvezza delle anime e la riparazione di tutti i peccati del genere umano. Ecco, come proposito di oggi, cerchiamo, se possibile, appunto, di ricordare quanto detto sulla gloria accidentale di Dio, che può crescere o diminuire a seconda della disposizione di quanto gliene rendono le creature, e del triplice fine con cui sempre in tutto agiva Gesù e agiva con lui anche la Divina Maria, che è la massima gloria di Dio, la salvezza delle anime e la riparazione dei peccati. O Gesù, mi moltiplico nei tuoi pensieri, nei tuoi sguardi, nelle tue lacrime, nelle tue opere, nei tuoi sospiri, nelle tue parole, nei tuoi desideri, nei tuoi passi, nei tuoi discorsi, nei tuoi gesti di affetto e di amore. Mi fondo in te, mi moltiplico in ciascuno di essi per poterti offrire perfetta riparazione di tutto ciò che attraverso queste operazioni, pensieri e attività ti hanno negato le creature, da te create. E questi soli che si stanno formando, compiendo adesso questo atto nel tuo divin volere, possano splendere nei cuori e portare loro la luce della conoscenza di te, il calore del tuo amore, e fusi insieme, luce e calore, scuotino le coscienze, le portino alla conversione, le aiutino a tornare dal solo che le ama e
e che può dar loro la felicità. E che la Santissima Trinità si senta attraverso questi atti fusi con la tua Santissima Umanità, o Gesù, perfettamente riparata e perfettamente glorificata. Noi nulla siamo, tutto da Dio abbiamo ricevuto e tutto lui dobbiamo restituire arricchito del nostro amore, della nostra gratitudine, della nostra operosità, della nostra riconoscenza, del nostro zelo ardente, ecco, nel rendere a Dio ciò che gli è dovuto e nel concorrere con le nostre operazioni nei tuoi divini voleri a fare in modo che tutta l'umanità possa rendere alla Santissima Trinità il tributo di gloria e di adorazione che a lei è dovuta. Amen. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento. Per vivere nel Divin Volere, questa benedizione nel nome del Padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo comuni di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore, ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, ed arricchita e abbellita da ogni bene che è tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio nel mondo della carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.